Perché questo è il periodo peggiore dell'anno per noi DJ? Periodo che va dalla seconda metà di aprile alla prima metà di maggio, ogni anno si presenta con le stesse dinamiche che sono un po' fastidiose per noi. I locali invernali si avviano a chiudere la stagione, però magari se inizia il caldo le persone tendono a stare fuori. I brani che abbiamo suonato per tutto l'anno scorso iniziano ad aver rotto un po' il ginocchio e comunque a non funzionare così bene come fino a poche settimane prima. I locali estivi ancora non hanno aperto o comunque, al di là di qualche apertura magari intorno a Pasqua, non sono ancora nel pieno delle loro funzioni, diciamo così. I brani estivi magari sono usciti, però ancora non hanno avuto quella diffusione. Ci può essere il futuro tormentone che però deve ancora iniziare a dispiegare la sua forza, sia nelle radio che nelle serate. I brani che vengono da Miami, dalla Winter Music Conference, difficilmente ci sono quelli che arrivano poi in tutte le piste del mondo. La fiera non ha più quella portata che aveva fino ad alcuni anni fa e negli ultimi anni sinceramente non arriva niente di così interessante. La stagione a Ibiza ancora non è partita, le aperture sono dalla seconda metà di maggio e anche in quel caso i brani che spopoleranno per tutta l'estate ibizenca non ci sono ancora. Questo è un po' il quadro che rende le serate del periodo aprile-maggio un po' faticose per noi DJ. Come possiamo fare allora? Innanzitutto cercare di raccogliere tutto il materiale musicale della stagione che va a concludersi e magari cercare di inserirlo come se il finale di stagione fosse un po' il meglio dell'anno. Questa può essere una strada per dare un senso compiuto. Ovviamente sai che le hit, quelle che erano esplosive a fine anno, adesso lo sono un po' meno e allora avranno un effetto diverso, dovranno essere inserite diversamente nel corso della serata. E poi darsi da fare, soprattutto in questo periodo, nella ricerca di brani nuovi. Non daranno ancora il suo massimo risultato possibile, ma inizi a farli sentire, inizi a proporre roba nuova, inizi a proporre quelli che saranno i dischi della tua estate. In questo modo non avranno grande risultato in pista, però potranno far sì che le persone dicano: ah, guarda, quella l'ho sentita nella serata tua, che è comunque un risultato interessante in vista di poi quella che sarà la stagione estiva. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto.